Ben ritrovati ragazzi in un nuovo video del Buddy. Oggi siamo qui sulla Big Vanilla perché, a parte dover lasciare un mi piace, perché dovete lasciare sempre un mi piace e commentare qua sotto ragazzi, oggi è apparsa di nuovo lei. Dopo un po' di tempo che è sparita quella corona lì che fluttuava più o meno in quella zona, vedete, tipo da lì salite un pochino ed era lì. C'era una corona che era uguale a quella di Steffe Fere, cioè quella di Fere, che fluttuava in aria e non si è mai capito. Poi da un giorno all'altro è sparita e ha deciso poi di presentarsi questa chest dopo un po' di giorni. Raga, questa cosa è molto strana. Mi fa pensare un bel po' di cose. Sicuramente ci sarà dentro un libro come quelli libri che avevamo trovato le altre volte. Però non saprei. Leggiamo subito cosa diamine vuole questa persona con il libro. Allora, ciao signor Buddy. Per testare la sua fedeltà alla corona dovrà costruire una testa di cavallo. Scheletro alle coordinate 5395-71-3530. Una volta finito scava sotto. Buona fortuna. Non c'è scritto altro. Ok. Fedeltà alla corona, che cavolo vuol dire fedeltà alla corona? E soprattutto, dove cavolo prendo io i materiali per fare una testa di cavallo scheletro? Manco so come si faccia, ma... Ragazzi? Ragazzi, cosa cavolo è successo? Qualcuno si è intrufolato in questo villaggio. Qualcuno si è decisamente intrufolato in questo villaggio e ha fatto esplodere, ovviamente, dei signori creeper, vero? No, perché mi sembra, sai, proprio delle esplosioni fatte da creeper e mi ha distrutto pure la fontana, mannaggia lui. Che cavolo però, non è possibile, ogni 30 secondi uno entra nel mio villaggio e mi distrugge qualcosa. Uffa, io sono veramente stufo di questa roba, ragazzi, mi sa che prenderò la vendetta contro... Beh, sicuramente quello che mi ha scritto il libro. Ma che cavolo vuol dire fedeltà alla corona? E soprattutto, signor scheletro, si calmi. Allora, stavo dicendo, devo prendere i materiali a questo punto. Vabbè, vediamo che cosa cavolo vuole. Però la testa di cavallo scheletro, mannaggia a me, non la voglio fare così. Così, mannaggia a lui, mannaggia. Uffa, poi mi rovina tutto il villaggio. Ma poi il cavallo scheletro, scusate, mica è la cosa di Loco. Quindi mi viene subito da pensare al buono e cattivo Loco. In realtà, più che buono e basta. Al buono e cattivo Loco, anzi, solamente al cattivo Loco, signor scheletro. Lei, oh, ok, lei muore così. Perfetto. Allora, prendiamo i materiali, ragazzi, e andiamo a costruire questa testa di cavallo scheletro. Che io, insomma, ho sempre paura di queste robe quando non le devo fare. Allora, dopo aver preso un po' di ossa, ragazzi, ho deciso di ritornare indietro alla mia città. Perché, vabbè, giustamente voglio capire un attimo come è fatta la testa del cavallo scheletro. Ma diamine, ma è proprio enorme, mannaggia al Loco. Cioè, non lo so, Loco, potevi chiedermi qualcosa di più piccolo da costruire, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamma mia, ma lunghissima sta roba. È un casino da fare, diamine a me, diamine. Vabbè, mi sa che non bastano allora questi 200 bomb block che ho rubato oltretutto da Loco, che avevo utilizzato per costruire il suo villaggio. Ma questi sono dettagli, visto che mi chiede lui la costruzione. Il materiale, cioè scusatemi, glielo frego io. Cioè non ho capito, vabbè. Provo a ricreare questa testa di scheletro, di cavallo, di scheletro nel mio villaggio. Vabbè, ragazzi, allora intanto andiamo nel mio villaggio e cerchiamo di creare questa testa. Soprattutto trovare le coordinate, perché ho visto che il mio villaggio è tipo a 5000. Quindi vuol dire che sicuramente sarà l'intorno dove devo costruire. Schifoso di un Loco, mannaggia, cioè, guarda che se ti prendo ti faccio. Mamma mia, ragazzi, non avete idea che cosa farò a Loco appena lo beccherò. Allora, siamo ritornati al villaggio. Allora, dirigiamoci verso 5000. Cosa cavolo diceva il libretto? Fatemelo un attimo prendere. Mentre volo, fatemelo leggere. Allora, 5395-3500. Diamine, ma è qua attaccato, raga. Ma che cavolo. Ma dai, ma Loco, ma ti sembra il caso di farmi costruire le robe qui? Uff, ma guarda te. Allora, dovrebbe essere qua. Qua più o meno, ragazzi. Sì, decisamente qua. Ma sapete cosa vi dico? Io non c'ho voglia di costruire quella dannata testa per Loco. Mi spreco materiali per nulla. Cioè, a sto punto faccio piuttosto una testa più o meno simile a quella di un cavallo. E poi... Beh, dai, vabbè, allora ho capito. Provo a farlo. Intanto è entrato pure Nico. Magari, non so, lui ne sa qualcosa. Non lo so. Nico, anche lui è molto susso su questa richiesta. Perché secondo me vuole tipo lui incolpare Loco. Non lo so questa roba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vabbè, facciamo sta testa di cavallo, eh? Ok, ragazzi, dovremo quasi esserci. Allora, questo qui, beh, ce ne avanti. Avanzano 4, beh, direi non male per niente. Alla fine abbiamo un po' ricopiato quella di Loco. Alcune cose gliele ho fregate, tipo aveva ancora un po' di concrete lì, di quel colore lì, eccetera. Vabbè, l'ho ricopiata praticamente passo passo. Cioè, raga, sono fatto avanti e indietro tutto il tempo. Intanto sta pure scendendo la notte, diamine a me. E insomma, alla fine è venuta abbastanza bene. Però lui mi ha detto di scavare sotto. Cosa cavolo vuol dire scavare sotto? Sempre che sei stato Loco, perché cavolo lui, mannaggia Loco, ogni volta mi deve fare tutte le robe qui sotto. Scava sotto. E cosa devo trovare sotto? Cosa cavolo c'è qua sotto? Non ho...
Non penso di aver capito, non trovo le cose, non me le ricordo. Ora, ma dove cavolo ho in mente, Loco, di nascondere le cose? Cioè, guarda te, se io devo distruggere tutta la sabbia dove mi ha fatto costruire la roba per poi trovare una diamine di chest con altre robe, sicuramente, perché mi dice scava sotto, cosa... Ecco, infatti, 100 euro, ragazzi, che mi giocavo che c'era una chest qua sotto con scritto, vediamo cosa è scritto. Mannaggia, Loco, guarda, appena lo becco... Tanto, vedete, raga, il Loco è appena entrato nel server e quindi dopo lo vado subito a beccare, guarda, 100 euro che è stato lui, mannaggia, guarda, 100 euro. Ora, dopo avermi fatto questa bella costruzione, vai a 1320, 71, 1017, sacrifico qualcosa di a te caro oppure il villaggio esploderà. Ma cosa cavolo vuol dire? Badutolo non si sacrifica, Loco, mannaggia te, mannaggia. Vabbè, dopo vabbè, chiudo dopo qui, chiudo dopo. Vabbè, andiamo a vedere queste 1000, perché in teoria 1000 dovrebbe essere proprio nella zona della Big Vanilla. Non vorrei che abbia fatto qualcosa tipo in casa mia, non lo capisco. Mannaggia al Loco, mannaggia. Allora, vediamo, dov'è che può essere? 1300. Raga, è qua. Raga, è qua, 1017 di qua. 1017 di qua. 1017 di qua. Ah, 1017 qui così, 1371. Quindi praticamente di fianco al castello di Martina, ragazzi. A proposito, visto che c'è già Loco. Loco, fermati. Loco, ti prego, dimmi che viene su TS, per favore, vieni su TS. Ti prego, vieni su TS! Cosa vuoi? Loco, papi? Ciao caro, come stai? Guarda caso ti ho proprio trovato qua. Senti, Tu sai qualcosa di questa roba? No, perché sai, uno mi ha chiesto di costruire una roba con una testa. Guarda, ti lascio tutti e due i libri. E poi mi ha detto di sacrificare tutti i miei oggetti a quelle coordinate. Cioè, tutti i miei oggetti. Un oggetto che, scusa, a cui tengo. Perché è una testa di cavallo scheletro? Ma pensa te, chi è che ha un villaggio di cavallo scheletro e magari si vuole espandere? E c'è scritto anche fedeltà alla corona, Loco. Quindi praticamente sei tu al 99,9999%. Non ho fatto niente io. Loco, non ci credo. Non hai una faccia molto affidabile. Non lo so, ditemelo voi, aspetta, ragazzi. Anche. Ti mostro una faccia molto affidabile. Guarda. Lo sto aspettando qua, quando vuoi, Lo vedete che è lui, allora, ragazzi? È lui che c'ha pure il cappello del cavallo scheletro. No, è palesemente lui che mi ha chiesto di fare questa cosa. Loco, dai, allora, io non ci credo. Non... La testa, il cavallo scheletro è mia, però io non entro nella Big Vanilla da settimane, cioè. Guarda, io non ho questa grande... E non gli hai scritti tu? Beh, effettivamente è un italiano un po' troppo. Però, signor Buddy, mi chiami tu, capisci? Qualcuno vuole incastrarmi, Buddy. Sì, qualcuno ti vuole incastrare. Vabbè, dai, accompagnami a sacrificare queste robe. Tanto c'ho due asce di nederite. Una delle due la sacrifico volentieri, dai. Anche di sacrificarla. Loco, lo sai benissimo, dai. Ma non lo so. Vabbè, leggi qua, non ho capito dove cavolo sia. Io non lo capisco. Ah, no, scusa, ho sbagliato. Tieni questo. Okay. È a 1300 qualcosa, 17, 10 cose strane. Guidami tu, ti prego, perché io mi perdo sempre. 320 è qua. Loco, allora ste coordinate? Loco, ste coordinate? Allora, queste coordinate sono sbagliate. E che, perché sei tu che mi hai messo questi cartelli, allora? No, ho trovato un libro. Adesso me lo dici, da un'ora che stiamo parlando, me lo dici ora, guarda te. Io non perché... ti... Non so chi l'ha scritto, cioè... A me arrivano dei libri e tu non me lo dici. Vabbè, cosa ti diceva quel libro? Dimmi, sentiamo. Che devi andare al castello. Dimmi, cosa... Io devo andare al castello? Sì, ci ha scritto. E ora me lo dici? No, quel libro, cioè, porta Buddy al castello. Va bene, e le cose che devo sacrificare, quindi dove devo sacrificare? Non lo so, non capisco. Oh, senti, andiamo al castello, dove devo andare? Dimmi le coordinate del castello, anzi guidami tu. Ma il castello è qua. Lo so, stavo aspettando te, mi mettevo in coda, perché sicuramente tu sai dov'è questa cosa, visto che ti hanno dato le coordinate. E tu fai finta sempre di nulla, Ti manca il tuo vecchio castello, vero? Sì, mi manca tantissimo, Buddy. Cos'è sto schifo? È bruttissimo. Dai, ma smettila, senti, è bello questo castello, ci ho messo anch'io un po' di tempo per farlo. Comunque, appunto, cosa devo fare? Questa? Non lo so, c'è scritto porta Buddy al castello, non so. E Loco, non c'è altro dentro ma questo castello? Ma scrivi ste cose, Buddy. Sono io che ti scrivo le cose, infatti non so dove siano. Ti sembra normale? Cos'è sta roba qui? Le tue cose sono nel baule. No, questa è una roba vecchia, penso. Non è roba mia. Che cosa... Chi è che nasconde tutte ste robe, Loco? Ma... Non lo so. Ci sa qualcosa, Loco? Di qua, Loco, lì c'è un libro. C'è un portale. No, Loco, lì c'è un libro. Dov'è il libro? È qua. L'hai appeso tu? Ma che cosa ne so io? Non l'ho fatto nulla. Ma quindi queste sono... Cioè, qua devo sacrificare le cose. Cosa c'è scritto? Senti, guarda, leggilo te. Io non voglio neanche prenderlo in mano, questo diamine di libro, Loco. Allora, guarda te. Sono solamente delle coordinate. E quindi qua devo sacrificare le cose e quelle coordinate. Cosa c'entravano allora quelle coordinate? Io non... Sono le stesse. Boh, io non ti capisco, Loco. Senti, allora, io butto qua la mia accetta.
Facciamo finta di niente. Tu puoi pure prendertela. Tanto lo so che sei te. Non ti preoccupare. Sono le stesse coordinate. Come sono le stesse coordinate? Sono le stesse. Ho scritto una E. Mannaggia. Ma che cavolo. E cosa mi porti lì per favore? Che io ho paura. Cioè almeno se allora, ci sei tu non ci uccidono. Perché tanto sono sicuro che hai creato tu queste robe, loco. Ma e non ho fatto che nulla. Ti vogliono incastrare. Sei appena entrato. Ma sapevi che io oggi avrei registrato, loco. Sapevi che io oggi avrei registrato. Sei su TS nella stanza registrazione. Zitto. Sono entrato. Zitto, queste sono tutte calunnie. Allora, più o meno qua sono le coordinate. E che cosa c'è? Beh, loco, più o meno qua, scusa, vai vicino. Mi ripeti un attimo le coordinate? Con queste, questo blocco. Pensa a te, guarda caso, tutto mi riporta alla tua testa. Adesso vado a vedere tutto il tuo villaggio e lo smonto, guarda. Ma, ah no, è qua, ok, generale scheletro. Però non mi carica il mondo, aiuto, loco, cosa sta succedendo? Non lo so, è complicato. Ah, comunque per la testa di cavallo ti ho rubato un po' di blocchi di ossa. Ma non ti preoccupare, te li ridarò. Non ti preoccupa, va tutto bene, loco, è tutto a posto. Perché c'è della TNT nei miei occhi? Loco, questa cosa sta diventando più grande del previsto. Sei stato te. Loco, cosa cavolo? Guarda, stavo registrando tutto. Qua per farmi vedere sta cosa. Ah sì, palesemente t'ho portato io qua, guarda, certo, proprio io. L'unica cosa che volevo fare. Senti, io me ne vado da qua perché questa roba non mi piace e non voglio farti esplodere. Quelli che hai scritto te da solo. Ah beh, certo, li ho scritti io con tutta questa cosa e non me li hai scritti tu perché certo ti sei messo la TNT per far finta di non oh mio Dio, povero me, mi hanno fatto tutte queste cose cattive. Intanto ci Abaddon gli chiedo di fare cose, sacrificare oggetti. Ah, loco, vedremo. Secondo me tu ti vuoi riprendere la corona e non ce l'hai ancora detto. Maledetto che non sei altro. Vabbè, nel caso se vuoi la mano per un cospicuo pagamento posso darti la mano. Però non lo so, lo deciderai in questo momento i commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Mi raccomando, ditemi cosa devo fare con questo schifo. Probabilmente potrei anche ammazzarlo. Non lo so, oppure potrei tipo fare lo snitch e dire un botto di cose. Ma ci vediamo in un prossimo video. Da Badi è tutto, ciao a tutti. Mi vogliono incastrare.